Salve ragazzi, potreste pensare che il titolo di questo video sia uno scherzo, ma ve lo assicuro, non lo è. Oggi infatti parliamo di film maledetti o che hanno causato un forte disagio sociale. Alcuni di questi si dice possono addirittura portare alla morte, se guardati. Queste ovviamente sono leggende, ma sono nate da una serie di macabre coincidenze che vale la pena raccontare. In ogni caso, i film che analizzeremo oggi sono stati giudicati controversi, al centro di strane e macabre vicende, e molto spesso, in un modo o nell'altro, hanno causato la morte di attori e spettatori. Prima di cominciare, però, devo farvi un annuncio molto importante. Molti di voi non mi hanno mai visto, quindi devo presentarmi. Io sono Andrea, la voce dietro il canale Solo Horror. E oggi ho deciso di mostrarmi di persona, perché ho una cosa molto speciale da proporvi per Halloween. Il 30 e 31 ottobre, infatti, io e Anna, che avrete sicuramente visto in qualche live insieme a me, saremo a Bussolengo per un evento da paura, letteralmente. A 10 minuti da Verona si terrà l'evento We Love Halloween, un intero festival dedicato esclusivamente al mondo della paura. Per 5 interi giorni sarà quindi possibile partecipare gratuitamente al Transylvania Beer Fest, in cui ci saranno musica, giochi a tema, DJ set, quiz e animazioni horror aperti al pubblico. Come detto prima, noi ci saremo solo il 30 e il 31, giorni in cui sarà possibile fare anche le 5 horror house messe a disposizione dagli amici di Phobos Group. Queste horror house comunque saranno disponibili esclusivamente tramite prenotazione sul sito di Phobos, che vi lascio qui in descrizione e qui sopra. E dato che so che queste cose vi piacciono anche troppo, ho rimediato un codice sconto del 5% che potete utilizzare per prenotarle e magari farle in nostra compagnia. Quindi potremo davvero passare insieme un Halloween da paura. Perciò fateci sapere se verrete anche solo a bervi qualcosa con noi al Beer Fest, che è gratuito. E detto tutto ciò, direi che possiamo iniziare. Per cominciare, direi che sarebbe perfetto parlare di un film italiano. Quindi vi presento Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato. Questa controversa pellicola del 1980 ambientata in Amazzonia ha saputo stupire e al tempo stesso sconvolgere notevolmente i suoi spettatori. Come si può evincere dal titolo, vengono mostrate numerose scene di cannibalismo e altre varie forme di tortura, sia verso esseri umani che verso animali. Il pubblico, quindi, l'ha trovato di cattivo gusto, anche perché è eccessivamente realistico. E proprio per il realismo con il quale vengono rappresentate le scene violente, il regista è stato addirittura arrestato e trascinato in tribunale con l'accusa di omicidio. Deodato ha quindi dovuto provare che nessuno degli attori avesse effettivamente perso la vita durante le riprese. E questo è anche dovuto al fatto che per far accrescere la curiosità nei confronti della pellicola, fu fatto firmare un contratto a tutti gli interpreti in cui si chiedeva a loro di sparire per un anno al fine di far credere che fossero realmente morti e alimentare il mistero intorno al film stesso. Fortunatamente si risolse tutto nel migliore dei modi per il regista, che è riuscito a dimostrare di non aver ferito nessuno. Non è stata però la stessa cosa per quanto riguarda gli animali, che sono effettivamente stati vittima di tutto ciò che si può vedere nelle riprese. In sostanza, senza dubbio, il film ha suscitato non poco disgusto e scalpore al grande pubblico dell'epoca, facendolo diventare, di diritto, uno dei film più controversi di sempre. Ora, spostiamoci in Giappone, dove il famoso film gore Guinea Pig 2 ha suscitato scalpore dopo essere stato il protagonista di un'indagine dell'FBI. Esatto. La pellicola degli anni 80 era talmente realistica che il famoso attore Charlie Sheen ha pensato che fosse un vero e proprio snuff movie, con vittime reali per intenderci. Per questo ha consegnato il lungometraggio all'FBI, che ha poi svolto le indagini a riguardo. Insomma, anche questo film è riuscito a sconvolgere e disgustare il pubblico, perciò semplicemente vi sconsiglio di guardarlo, a meno che non siate amanti del genere splatter estremo. Ormai lo sapete, uno dei film più famosi considerati maledetti è Poltergeist. Un'altra pellicola degli anni 80, ma decisamente diversa da quelle analizzate finora. E anche la ragione per cui si trova in questa lista è diversa, azzarderei dire molto più macabra. Il caso di Poltergeist, infatti, è forse il più famoso tra i casi di film maledetti.
Il tema sovrannaturale trattato nel film è stato più volte associato alle misteriose morti del cast. Esatto, molte persone che hanno lavorato al film hanno fatto una fine tragica o misteriosa, e questo ha destato particolare scalpore perché le persone hanno subito iniziato a pensare che i tragici eventi fossero causati da una sorta di maledizione legata al film. Al tempo, infatti, questo era uno dei primi film horror sul soprannaturale, e il pubblico era ancora molto suscettibile. Ma a dirla tutta, questi eventi sono abbastanza strani, anche visti con occhi odierni. Infatti, Heather O'Rourke, interprete della bambina protagonista, perse la vita a soli 12 anni a causa di un blocco intestinale non rilevato. Poi, Dominic Dunn, interprete della sorella maggiore, morì strangolata dal suo ex fidanzato durante una violenta lite, lo stesso motivo per cui il suo personaggio perdeva la vita nel film. A queste tragiche dipartite si aggiunsero le morti di altri attori durante o poco dopo le riprese. In effetti, quindi, sembra esserci una vera e propria maledizione dietro questo film. Tanto che Will Sampson, attore e sciamano, ha eseguito un esorcismo sul set di Poltergeist 2. Ora, passiamo ad un grande classico, amato e odiato, ma sicuramente di enorme successo. Avete capito bene, si tratta dell'Esorcista. Uscito nelle sale nel 1973, questo film ha subito fatto parlare di sé. In un'era in cui la religione cattolica è fortemente radicata nella cultura occidentale, questa pellicola desta non poco scalpore. Viene subito collegata al male, e l'attrice protagonista, Linda Blair, riceve diverse minacce da parte di fanatici religiosi, convinti che lei fosse la reincarnazione del male. Tanto che per un periodo la allora giovane attrice è obbligata a portare con sé dei bodyguard quando esce di casa. Già, tutto questo per un film. Ma questo fatto non è l'unico che lo rende degno di una posizione in questa classifica. Tanto per dirne una, L'Esorcista è basato sull'omonimo romanzo di William Peter Blatty, basato a sua volta su fatti realmente accaduti. Molte persone, quindi, credono che la storia vera e originale che ha ispirato il film sia in qualche modo collegata alle misteriose morti sul set. Infatti, esistono diverse versioni riguardo il numero di morti tra i membri della troupe, ma la cifra oscilla tra i 3 e i 9. E le cose strane sono appena iniziate. Infatti, un inspiegabile incendio distrusse tutti i set interni della residenza principale, ad eccezione della camera da letto di Regan. Questi eventi spinsero il regista William Friedkin a chiamare più volte un prete per far benedire il set. Inoltre, Linda Blair, a causa di un malfunzionamento di un'imbracatura, rimase ferita, mentre Ellen Burstyn, a causa di un incidente, ha subito danni permanenti alla spina dorsale. Tutto il processo di post-produzione, poi, venne tenuto negli uffici della Warner Bros. E fin qui, tutto normale. Se non fosse che l'indirizzo di tali uffici era il 666 Fifth Avenue, a New York City. Infine, le reazioni del pubblico dopo le prime proiezioni furono svenimenti, attacchi di vomito, infarti e, c'è chi dice, addirittura aborti spontanei. Tutto ciò non ha fatto altro che aumentare l'oscura fama intorno al film. Ma secondo voi, è tutto un caso? Oppure una sorta di maledizione si è davvero scatenata contro chi ha realizzato la pellicola? In questo punto della lista ho voluto inserire il film che narra della nascita dell'Anticristo. Si tratta di Omen. Non viene considerato un maledetto per la sua trama, ma più che altro per gli assurdi incidenti che sono capitati durante e dopo le riprese. Per citarne qualcuno, l'aereo su cui viaggiava l'attore Gregory Peck venne colpito da un fulmine, e solo 3 giorni dopo, sullo stesso aereo stava viaggiando David Seltzer, quando venne nuovamente colpito da un fulmine. Strano, vero? Ma ovviamente non sono casi isolati, perché durante le riprese svolte a Roma, toccò al produttore Harvey Bernard essere colpito da un fulmine. Gli incidenti aerei, però, non finirono così. Il regista, infatti, noleggiò un piccolo aeroplano che poi, per decisione dello stesso, non venne utilizzato nel giorno prestabilito. Non essendo impegnato sul set, il mezzo venne impiegato per altri scopi,
Poco dopo essere decollato, perse quota e precipitò, investendo in pieno proprio l'auto sulla quale viaggiavano la moglie e i figli del pilota. Morirono tutti. In questo caso, vi sconsiglio di guardarlo semplicemente perché a me, personalmente, non è mai piaciuto. Ma sicuramente tutti questi strani eventi che lo hanno interessato contribuiscono a renderlo molto più misterioso di quanto possa sembrare. E come ultimo punto, voglio raccontarvi la storia di un film che non è horror, ma che ha sicuramente un lato oscuro. Parliamo di Il Corvo, il celebre titolo del 1994 che spicca tra i film maledetti per via della sorte toccata al suo protagonista, Brandon Lee. Egli, infatti, ha perso la vita in seguito a un incidente sul set a soli 28 anni. Il Corvo racconta la tragica storia d'amore tra il musicista Eric Draven e la futura moglie Shelley. Entrambi perdono la vita per mano di una gang di criminali, ma Eric torna dalla morte per vendicarsi. Il film è stato analizzato dalla docuserie Cursed Films proprio perché è ritenuto maledetto a causa della morte di Brandon Lee. Ma la cosa più inquietante è che anche il padre di Brandon, la star di arti marziali Bruce Lee, era morto in circostanze misteriose, alimentando le voci di una maledizione di famiglia ricaduta anche sul figlio. La docuserie poi ha anche rivelato che prima dell'inizio della lavorazione del film, una voce misteriosa aveva lasciato un messaggio vocale anonimo, suggerendo alla crew di non girare il film, perché qualcosa di terribile sarebbe accaduto. E infatti, molto presto, due elettricisti del set sono stati coinvolti in un incidente con il loro furgone, che ha colpito un cavo dell'alta tensione. Inoltre, un uragano ha distrutto il set, ed è proprio in quel momento che è iniziato a diffondersi la voce secondo cui Il Corvo sarebbe un film maledetto. Ma non finisce qui, perché a queste voci si aggiungono quelle legate alla maledizione di Bruce Lee e della sua famiglia. Secondo la leggenda, Lee si sarebbe messo contro la mafia cinese tradendo i segreti delle arti marziali. Perciò, la maledizione della famiglia Lee ricadrebbe sui maschi. Infatti, prima di Bruce, anche il fratello era morto, e la stessa sorte toccherà al figlio sul set del film. Come il padre, Brandon Lee muore poco prima di ultimare le riprese di un film. In una scena in cui Eric Draven viene colpito da una pallottola, nel caricatore sarebbe stata messa per sbaglio una pallottola vera al posto di quelle a salve, che ha infine ucciso l'attore. Perciò, ragazzi, secondo voi si tratta di una vera e propria maledizione? Oppure un tragico susseguirsi di eventi fatali? Bene, anche oggi siamo giunti alla fine del video. Ricordate di farmi sapere se guarderete o avete già visto questi film, e soprattutto, fatemi anche sapere se ci sarete a Bussolengo. Adesso però è arrivato il momento di ringraziarvi infinitamente per aver passato il vostro tempo qui con me. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.